Prime ore del pomeriggio di sabato 10 giugno 2017 a Rione Cuti Rogliano, dove nella serata è in programma l'evento Cuti in Festa, organizzato da Franca Gerace, residente del posto ed adesso fortemente attaccata. Per una sera l'antico quartiere si risveglia al suo abituale torpore e si riempie di vita, di luci, di suoni e di colori. I fiori già vi sono a pieno titolo, anzi sono parte integrante della kermesse, in quanto è previsto un concorso sul migliore balcone o angolino fiorito di Cuti, da votare per mezzo di una serie di foto esposte su un tabellone. Nel momento in cui si inizia a filmare, gli espositori che hanno aderito
stanno allestendo le loro mostre o i loro stand, in attesa del pubblico che arriverà più tardi. C'è frenesia e attesa dappertutto. Comunque, un brulichio di vite e di attività che fa bene al cuore, considerando l'usuale abbandono del popolare rione. Grazie a Francesca Gerace, che ha preso esempio i concittadini del rione Don Nanni e della Serra, anche Cuti oggi ha avuto la sua brava sagra, il suo momento di risveglio e di gloria. Stand gastronomici, esposizioni di prodotti alimentari e artigianali, rassegne di pittura diversamente ubicate lungo via Nicoletti, esibizioni body painting, giocolieri e illusionisti hanno contribuito a rendere la serata varia e piacevole.
Bascio Cuti. Siamo partiti da Cuti e ci ritroviamo in questa piazzetta e devo dire, insomma, che è come se ci ritrovassimo in una sorta di altro posto, altro borgo, altro paese, perché vederla così è tutt'altra cosa, no? E quindi grazie anche a chi come Franca Gerace, che diciamo che è la fiammella intorno alla, diciamo, alla quale ruota un po' tutta l'organizzazione. Quindi è a lei che dobbiamo dare e fare un applauso e un applauso, perché ha fatto sì che, diciamo, che Vascio Cuti, insomma Cuti, aprisse, diciamo, le sue vinelle, le sue rughe attraverso i fiori, attraverso l'arte, momenti, diciamo, di poesia, di musica. E noi qui siamo in compagnia anche del cantiere Kairos, degli amici Antonello, Di Nardo e quant'altri. E abbiamo pensato proprio per questa occasione, visto che Cuti è il luogo dove si conviene che, insomma, il teatro nasca davvero alla cittadina di Rogliano, abbiamo pensato con Franca appunto di fare un ricordo gioioso, festoso, di alcuni personaggi che hanno fatto la storia di questo teatro, della Filodrammatica Vincenzo Gallo nello specifico, dove ci sono, ecco, se vedete, abbiamo cercato anche di mettere poi davanti a, diciamo, a questo palcoscenico, a questa passerella, alcune foto che partono dagli anni 60 e quindi arrivano ad alcuni anni fa, dove ci sono tanti personaggi, tra cui noi, magari un po' più invecchiati, però, ecco, tra queste foto è importante, ecco, ricordare davvero con piacere. Io dico sempre che gli uomini muoiono solo se dimenticati. Oggi è un'occasione che appunto ci fa capire che Carmelo Fontana, Carmelo Torchia e Mario Lico sono in questa piazza, sono con noi, saranno appunto ricordati attraverso alcune battute che, insomma, ci hanno un po' fatto conoscere in tutta la Calabria in tanti anni. È bello ripercorrere attraverso queste foto questi momenti ed è bello appunto ricordare anche questi personaggi. Io ringrazio Franca, alla quale sicuramente è arrivata, sicuramente domani la ricoverano. Franca sarebbe lei, perché, insomma, credo forse anche inconsciamente si è messa in campo a fare delle cose che probabilmente sono state più grandi di lei, però questo serve per il prossimo anno. Io per ringraziarla e per ingraziarla ho voluto dedicarle una poesia, visto che dobbiamo, ecco, sorridere ricordando Carmelo, Carmelo e Mario. E quindi non me ne voglia lei, non me ne vogliate voi, insomma, ci sarà appunto questo momento in cui noi, io, Walter, Sergio, Maria e Danilo declameremo qualche pezzetto. Poi c'è, approfittando appunto della presenza, giusto per essere ancora più tranquilli e sdrammatizzare, del maestro Tonino De Marco, leggeremo appunto un po' di cose simpatiche. Cuti in festa a Franca Gerace. Lei chiama sempre un po' tutti, non so se qualcuno di voi ha avuto esperienze con Franca, soprattutto Ida, e appunto mi è venuto di scrivere ieri sera: dal cavo giunge nitida la voce e a suo momento signo con una grasta razzata, signo partuta proprio e supracuti, hai girato vichi e le vinelle, non sua, ma queste giovani quadrarelli che vanno da ta forse ieri avanti. Chi bidi hanno momento a Vascio Cuti, tanto de rose che ci hai arrazzato, cai canni a tutti due sacchette. E scavo del comune vuoi affinerte, pure due scarpe ci hai consumate. Cuida appresso come segretaria, a sindaca e assessura io finito. A tutti hai cercato pure l'aria, e tutte le vecchiarelle de serughe se ci sono dedicate con attenzione. Calli biglietti, ci ho lasciato qua pensione. Ma mai triste,
Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso. Continua a sorridere. Ci sono persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spenderlo. Adesso sentiamo qualche battuta simpatica, no? Del maestro Tonino De Marco in un mondo, provate, diciamo, che va alla rovescia. Sentiamo una tua opera. Perfetto. A ciò simpatico. Buonasera, si trovano, sono tutti auguri, e lui come due mezzi. Benissimo, io ho qualche scritto qualcosa, siccome siamo in tema di vacanze fra poco, vi volevo declamare la poesia "A spiaggia di ricchi e fila di poveri", che mi è capitato di andare una volta al mare qualche tempo fa e mi sono reso conto che io, insomma, uno era proprio di quella parte. Quindi, la spiaggia di ricchi e quella dei poveri. Quando arriva l'estate e la gente va in vacanza, per me è su pensieri di dolore di panza, che siccome io vacanze non me ne posso fare, ma raggio, che rimani a faticare. Ma stando non mi ha interessato niente, se io dopo io come fanno la gente. Mi hai pigliato 4 giorni di permesso, moglie, ma che fatica ha fatto lo stesso. E per... Anche la cultura ed il teatro hanno avuto un loro spazio. Nella piazzetta d'Odaro si è svolta una toccante cerimonia da parte dell'associazione filodrammatica Vincenzo Callo, che ha ricordato con poesie, stralci recite del proprio repertorio ed una mostra fotografica tre suoi compianti interpreti, Carmelo Torchia, Mario Lico e Carmelo Fontana. Per 25 anni ci hai pensato e vi è cresciuto, vi hai fatto uomini e ha rubato a illo per vi crescere. Bravo Maria, toccante, siamo stralcio di Non ti pago, che abbiamo portato anche in giro per tanto tempo. Io leggerò la parte di Ferdinando, quindi la parte che faceva Carmelo. Danilo farà la parte del Don Raffaele, il prete, che ha già fatto, e mentre Walter continuerà a fare in prima posizione sempre l'avvocato Lorenzo Stronzillo, e poi chiuderà Maria con il finale di Non ti pago. Siete stato dall'avvocato? Mia sta dicendo. Sì. Fammi capire dove si trova questa parte. Io la taglierei queste e andrei direttamente a Roma, no? Siete d'accordo? L'avvocato. Lorenzo.
Lorenzo Strumillo. Lorenzo Strumillo. Ah, il signor. Sono io, il signor Ferdinando Guagliolo. Sono io. Piacere. Il nostro comune amico mi ha parlato di voi. Ecco, siete stato pure a casa mia. Ma io non c'ero. Ditemi, ditemi. Nome noto, avvocato. Un attimo. Adesso vi spiego. Don Raffaele Console, il parroco della chiesa di San Damiano, l'avvocato Lorenzo Strunzillo. Strumillo. Onorato, veramente onorato. No, sono io fortunato. La parrocchia di San Cosimo e Damiano, sicuro la conosco, antichissima. Là si sposò la buon'anima di mio nonno e noi in famiglia abbiamo avuto due preti e un canone. Il biglietto in questione quando è stato vinto? Sabato scorso, avvocato. E allora com'è possibile che vostro padre ha dato i famosi numeri a Mario Bertolini? Avvocato, ma allora siete proprio... No, non c'è bucco. Scusate, ma i sogni a che servono? I numeri gliel'ha dati in sogno. Avvocato, Mario Bertolini ha sognato il padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato i quattro numeri in presenza di Don Ciccio Tabaccar. Anche ogni venerdì sono 1.200 lire, sono 4.800 lire al mese, più 800 di messe, sono 5.600 lire. È stata l'anima di mio padre che è andata in sogno a Bertolini.
chiudere musicalmente la rassegna cutese è stata chiamata l'Antonello Armieri Band, che ha attaccato non appena gli attori della Filodrammatica hanno terminato la loro performance. Come prima edizione non è male, vero? Complimenti all'organizzatrice e grazie a chi ha collaborato.